questo è LG G3, l'evoluzione di G2, che è stato insignito di tantissimi premi. Abbiamo migliorato praticamente tutto quello che era il G2, a partire dallo schermo. Questo è un display da 5,5 pollici di diagonale con una definizione altissima. Pensate che è una definizione di 538 pixel per pollice, è talmente alta che è la stessa definizione che si utilizza per esempio per la stampa degli artbook. È una definizione che ci permette di godere di un dettaglio eccezionale. Per esempio qui su questo video abbiamo anche tutta una serie di, ecco qua, di panorami molto molto interessanti. La cosa bella è che rispetto a un display da 5,5 pollici con risoluzione Full HD, il nostro display Quad HD, questo è il suo nome, ecco qua, vedete le stelle, questo display Quad HD ha una definizione del 33% più alta. Se fosse Full HD avrebbe una definizione di 400 pixel per pollice, mentre invece in questo caso Quad HD vuol dire 538 pixel per pollice, una risoluzione da 2560 pixel per 1440 pixel. Ci dà l'opportunità veramente di vedere dei dettagli mai visti prima, e poi, come ormai da marchio di fabbrica di LG, dei bordi molto sottili, quindi abbiamo un ingombro dello schermo rispetto alla parte frontale del 76,4%, ci permette di avere quindi uno schermo molto grande nelle nostre mani, un'esperienza tutto schermo ma veramente molto maneggevole, perché appunto abbiamo questi bordi molto sottili. Un'altra cosa interessante riguarda proprio il design, dicevo maneggevolezza perché la parte posteriore è stata disegnata con un arco particolare che ci permette appunto di migliorare l'ergonomia. In questo caso, anche se abbiamo un bel display grande, riusciamo, vedete, ad arrivare un po' dappertutto sullo schermo. La cosa interessante di questo design è che poi nella parte posteriore, visto che in tanti avete chiesto dei materiali più pregiati per i nostri top di gamma, abbiamo una finitura che si chiama Metallic Skin. Che cos'è il Metallic Skin? È una finitura del cover posteriore che permette di avere il look, quindi l'aspetto del metallo, quindi la parte, diciamo, visiva, appagante per quello che riguarda il metallo, ma in realtà si tratta di plastica e quindi è molto molto leggero. E allora abbiamo unito il meglio di due mondi, quindi il bello del metallo con la praticità della plastica. Tra l'altro questa è una finitura spazzolata che è praticamente anti-impronta, e quindi per quelli che magari non gradiscono molto il fatto di avere uno smartphone che si sporca non appena lo tocco, questo qua è sicuramente uno smartphone indicato. Tra l'altro è anche molto resistente ai graffi. Ma passando dal design a un'altra cosa molto interessante, parliamo della fotocamera. Una fotocamera che è stata ottimizzata secondo tantissimi punti di vista. Innanzitutto la parte di interfaccia, se vedete l'interfaccia è praticamente pulitissima. Per scattare io basta che tocco e lui scatta. Questo per rendere la funzionalità di G3 veramente alla portata di tutti, senza riempirlo di tante icone all'interno. E poi l'abbiamo dotato di una tecnologia particolare. Questa finestrella nera non è altro che un autofocus al laser. Che cosa succede? Quando io devo mettere a fuoco, lui emette un raggio laser, calcola quanto tempo impiega questo laser per tornare indietro e poi decide l'autofocus. Il risultato, un autofocus rapidissimo in qualunque condizione di luce, perché sappiamo bene che mettere a fuoco in condizioni di luce ottimali è molto semplice, tutti quanti gli smartphone lo fanno, mentre invece mettere a fuoco in condizioni di luce, per esempio in ambienti interni oppure anche al buio, non è una cosa così semplice. Allora, utilizzando il laser, come dico sempre io, se ne frega di quanta luce c'è, va e torna, a seconda di quanto tempo ci mette, lui mette a fuoco. E poi un'altra cosa interessante, abbiamo mantenuto lo stabilizzatore ottico. Lo stabilizzatore ottico, vi ricordo, che permette di mantenere l'immagine molto più stabile, anche se in condizioni di scarsa stabilità. Per esempio adesso sto tremando visibilmente, però vedete che l'immagine rimane stabile. Adesso al di là del... ecco qua. Quindi questo è il nostro stabilizzatore, che è il 20% più rapido rispetto a quello che c'era su LG G2. Poi, sempre per quanto riguarda la fotocamera, abbiamo introdotto anche delle nuove funzionalità per quello che riguarda la parte dei selfie, visto che adesso si parla tantissimo di selfie. Basta che striscio il dito e cambia automaticamente la fotocamera. Questo è il nostro selfie, ecco, vedete qua dietro i ragazzi. Basta che tiro su la mano, tiro al pugno, ci mettiamo in posa e questo è il nostro selfie. Tra l'altro, se siamo in ambienti bui, che ne so, in discoteca o in altri posti, posso attivare anche il flash virtuale in maniera tale che questa parte bianca dello schermo illumina il mio volto e riesce a darmi una fotografia, quindi un selfie migliore anche in condizioni di scarsa luminosità. Questo per quanto riguarda la fotocamera. Poi abbiamo
cambiato completamente, anche qui ascoltando quello che era il parere di diversi utenti che ci criticavano per avere un'interfaccia un po' giocattolosa, l'interfaccia è diventata molto molto pulita e molto elegante. Le icone sono diventate più piatte con pochi colori, tra l'altro abbiamo anche identificato le aree, ecco, ho preso l'unica che... ecco qua, l'area per esempio fotocamera ha questo colore un po' grigio, la parte invece relativa al calendario ha questo colore un po' arancione, poi abbiamo l'area musicale che invece ha un colore viola e via discorrendo. Abbiamo reso tutta quanta l'interfaccia quindi più pulita con il tema principale che è data dai cerchi, questo ricorda il nostro logo, e poi alcune funzionalità interessanti, per esempio abbiamo lo Smart Notice sotto il widget del meteo, abbiamo la possibilità di leggere delle notifiche che sono più diciamo che sono interessanti per quello che è la mia attività durante la giornata, mi dà la possibilità per esempio di vedere, in questo caso non ho nessuna notifica interessante, però mi dice se voglio liberare dello spazio per cancellare i file temporanei oppure cancellare applicazioni che non sto utilizzando, o ancora magari richiamare un contatto di cui avevo abbattuto la chiamata precedentemente. Abbiamo poi introdotto anche delle altre funzionalità per quanto riguarda le cose di base, ovvero la tastiera. Per esempio devo scrivere un sms oppure un post su Facebook, la nostra tastiera è personalizzabile anche in altezza, ci permette di essere quindi più compatta nel caso in cui io voglia avere più spazio da vedere, oppure ho delle dita un po' più piccoline e riesco a digitare comodamente qui in poco spazio, oppure di essere alzata e farla diventare veramente gigante, questo per chi magari ha dita un pochettino più grandi. Questo è il primo passaggio, ma poi per esempio ne abbiamo anche altre che adesso vi mostro. Abbiamo la possibilità di passare, ecco qua, scriviamo il nostro messaggio, facciamo finta che stiamo scrivendo delle cose, ho sbagliato, ho fatto un errore. Tipicamente cosa devo fare quando scrivo? Devo andare qui in alto, quindi vedete, molto scomodo perché devo cambiare l'ergonomia, mi compare il cursore, poi lo sposto dove voglio andare e poi modifico o cancello. Con la nostra tastiera basta che tengo premuto la barra spaziatrice e mi posso spostare praticamente dappertutto. Vedete che il cursore, anche quando raggiungo la fine dello schermo, continua a viaggiare. In questo caso raggiungo il mio spazio di cui ho bisogno, continuo a scrivere, sposto e vado. Questa è una. Poi per esempio abbiamo anche la possibilità di scegliere delle parole in maniera molto intuitiva, del tipo che se devo scrivere scoiattolo, oh, ho sbagliato, sì, scoiattolo, ah, perché sono in inglese. Che altra parola possiamo scrivere lunga in absolutely, eccolo qua, trascino verso l'alto e lui mi dà automaticamente la mia parola. Ecco, queste sono alcune delle funzionalità particolari di G3. Tra l'altro non vi ho detto della batteria, la batteria è interna, 3000 mAh, ma questa volta è rimovibile. Tra l'altro abbiamo anche adottato delle soluzioni particolari per fare in modo che questa batteria da 3000 mAh riesca a rendere molto bene durante il corso della giornata, per arrivare a fine giornata anche con uso intenso senza problemi. Memoria espandibile fino a 128 GB, G3 sarà disponibile a partire dalla fine di giugno in tre colori, il Metallic Black che vedete qui nelle mie mani, poi ci sarà anche lo Shine Gold e il White, quindi il colore bianco, in due tagli di memoria, ci sarà il 32 giga e il 16 giga, con la particolarità che il 32 giga avrà 3 giga di RAM, mentre invece il 16 giga avrà 2 giga di RAM, quindi abbiamo anche una variante per gli utenti un po' più smanettoni. Vi ricordo, in uscita a fine giugno, LG G3.